Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, siamo qua questa sera con la nostra, nostro appuntamento consueto con la canalizzazione del pensiero. Ho pronte già queste carte, questi due mazzetti, la variante 1 con il simbolino qua della farfalla, la variante 2 con il gattino. Io vi ricordo sempre che questi video sono interattivi, non sono consulti privati, quindi costituiti da energie generali, ci sono tante situazioni, voi siete moltissimi e cercate di non forzare le cose, di non fossilizzarvi su delle situazioni che non vi appartengono. Inoltre vi ricordo che vanno bene per tutti i tipi di coppie, donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne e coppie arcobaleno. Se volete un consulto privato mi potete contattare via mail a tarot@gmail.com. Prossimamente, a breve, ci sarà la possibilità di chiedere informazioni e fare consulti via WhatsApp. Mi sto organizzando, quindi abbiate un po' di pazienza, dopo troverete il numero in sovraimpressione, come adesso c'è la mail. Allora, andiamo subito a vedere la variante numero 1. Io parto già dal presupposto che abbiate scelto, fatelo a distinto, senza forzare le cose, e andiamo un po' a vedere com'è la situazione qui oggi. Spero mi stiano tutte le carte. Ecco, non ci sta qui. Allora, provo a far così, vediamo se là. Allora, che situazione c'è qui? Allora, qua c'è un uomo innanzitutto che sa che ha il coltello dalla parte del manico, quindi è una persona che al momento sa benissimo che il potere decisionale è suo. Sente che deve prendere una decisione, è conscio del fatto che c'è una scelta da prendere. Questa persona non sa cosa fare, quindi in questo momento è estremamente indecisa riguardo al vostro rapporto. Quello che sa è che vorrebbe avere un legame importante, vorrebbe avere un'amicizia, una partnership, una situazione in cui si va d'accordo, ci si aiuta reciprocamente, si sta insieme, ci si accetta vicendevolmente, nonostante appunto le differenze. E lo si fa con, diciamo, amore incondizionato, con forte predisposizione. Questa persona sa che voi attendete, sa che per ottenere questa situazione di legame, di accordo, ecco, se vogliamo anche, c'è appunto questa decisione da prendere e che voi siete in attesa. State aspettando per alcuni anche da un bel po' e osservate appunto gli sviluppi di questa situazione. Questa persona ne è assolutamente conscia. Sa che avete delle speranze riguardante questa situazione, questo rapporto. Io naturalmente qui guardo i pensieri della persona, quindi non è detto che si tratti di una relazione sentimentale, potrebbe riguardare anche un rapporto di tipo lavorativo. Quindi potrebbe essere una persona che sa che deve stipulare un contratto e per farlo ha bisogno di prendere una decisione. Quindi magari è in fase di attesa, ha delle speranze enormi, però sa che in qualche modo deve o aspettare la mossa di un'altra persona oppure appunto deve prendere questa decisione. È una persona che è conscia degli ostacoli, dei problemi. Diciamo che in questa scelta c'è una direzione che in un certo qual modo è abbastanza facile da prendere. Cioè, questa direzione sa già più o meno verso cosa sta andando. Mentre nell'altra è completamente nuova. È una situazione assolutamente buia. Quindi è di estrema difficoltà la decisione di questa persona. Quest'uomo quindi è in blocco, è in fermo, appunto perché è conscio della situazione. Però è importante il fatto che in centro alla stesa ci sia questo desiderio di prendere un accordo, di prendersi per mano, accompagnarsi, aiutarsi, perché comunque
troverà il modo di ottenere questa situazione, nonostante le attese, nonostante le speranze. Quindi questo è quello che pensa questa persona. Naturalmente poi ditemi nei commenti perché dipende molto dalla vostra situazione, ok? Quindi cosa chiedete, se è una persona che riguarda la vostra vita lavorativa, se è un partner, se è un figlio, un parente, quindi fatemi un po' sapere nei commenti e io vi ricordo sempre che se avete bisogno di approfondire mi potete contattare via mail a tarot.gmail.com e trovate la mail in sovraimpressione. Variante 1, io vi ringrazio per aver seguito, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così vi arrivano tutti i video che carico. Io vi mando un abbraccione grande e vi auguro una buona serata. Adesso passo alla variante numero 2 per coloro che hanno scelto il gattino qui e andiamo un po' a vedere per la variante numero 2 come stanno le cose qui. Io vi ricordo variante 2 che sono interattivi, quindi non forzate le cose, lasciate correre se non sentite che vi appartiene. Inoltre, se avete bisogno di approfondire, lo potete fare via mail a tarot.gmail.com, la trovate in sovraimpressione sui video e sotto in descrizione su tutti i video del canale. Allora, che cosa abbiamo qui? Allora, in questa situazione ci sono vari contesti. Allora, da una parte abbiamo una condizione in cui abbiamo a che fare con una persona che è impegnata a una relazione ufficiale. Nel caso in cui sapete che questa persona ha questa relazione ufficiale, io qua vedo che quest'uomo ha intenzione di entrare in contatto con voi. Vuole parlarvi, vuole avere un nuovo inizio, vuole darvi delle notizie e è una persona che in questo momento si sente anche un po' bisognosa di attenzione, bisognosa di cure, di affetto, perché vedo che appunto c'è un allontanamento in questo momento, c'è allontanamento, distacco, questa persona si sente isolata. Probabilmente per moltissimi di voi è una scelta che ha preso la persona stessa di allontanarsi, perché qua mi esce la carta comunque della saggezza in centro della stesa e quindi mi parla di una persona che si sta muovendo facendo quello che è giusto fare. Quindi senza fare colpi di testa, muovendosi appunto con la saggezza, cercando di trovare un equilibrio, una serenità interiore. E il problema è che questa persona, avendo una famiglia, come mi esce appunto dalla carta, qua c'è la carta della famiglia proprio, che può riguardare una famiglia ufficiale, ma può riguardare anche una famiglia di origine. Questa persona vedo che sta riflettendo e pensando su questo tipo di allontanamento a favore della famiglia, per proteggere la famiglia, per tenere un equilibrio, una pacificità, una serenità all'interno della famiglia, in quanto qui probabilmente c'è una situazione di tradimento con questa carta. Allora, o questa persona si sente in colpa perché effettivamente sta tradendo, nonostante il desiderio di avere un nuovo inizio, nonostante la sensazione di isolamento, di non essere compreso, di essere anche messo in disparte, ok? Nonostante ciò, questa persona comunque probabilmente si sente in colpa se sta tradendo la famiglia e quindi ha intenzione o sente la necessità di spostarsi, di proteggere questa famiglia, di allontanarsi da quello che è il suo desiderio, oggetto del desiderio di attrazione. Per alcuni di voi qui potrebbe riguardare un allontanamento dovuto al fatto che la famiglia ha scoperto il tradimento e quindi si è inviperita rispetto a questa situazione. Potrebbe esserci un conflitto, potrebbero esserci la compagna che lo osserva, che lo guarda, che lo controlla, okay? Perché appunto c'è la sensazione di questo tradimento, c'è il timore di questo tradimento, ma questa persona, questa donna ufficiale sta interferendo, si sta comportando proprio in maniera ossessiva, lo attacca, okay? E quindi quest'uomo ha bisogno di riflettere, di agire in modo saggio, di non fare passi falsi all'interno di questa situazione.
Per molti di voi invece qui potrebbe riguardare una sorta di allontanamento dovuto appunto alla famiglia d'origine. Se voi avete una relazione con quest'uomo, ma sapete che all'interno della famiglia ci sono dei battibecchi dovuti alla vostra presenza con quest'uomo, con questa donna, perché probabilmente o non vi accettano o ritengono che non siate la persona giusta, in qualche modo stanno intervenendo al fine di creare scompenso, di rovinare una situazione che invece potrebbe probabilmente cresce. Questa persona comunque ha intenzione di contattarvi, di parlare con voi, di comunicare. Va bene, variante 2, io vi ringrazio, vi ricordo che se volete un consulto privato mi potete contattare a tarot@gmail.com, scrivetemi nei commenti, ditemi se le stese hanno risuonato con voi, vi invito poi anche a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche. Io vi mando un abbraccione grande, vi auguro una buona serata e vi aspetto domani con una nuova canalizzazione.